Allora, Peppe, visto che siamo in periodo di Natale, come ho detto nell'altro video, probabilmente però quando caricherò questo video sarà già finito Natale, però vabbè. Ho un altro regalo da farti. Peppe, ho trovato l'alieno! Muori, muori, muori! Muori! Come hai fatto a incastrarti? No, Peppe, ma tutte tu le sai queste cose. Vai, vai, ti ho liberato. Adesso però la ripari, per favore, perché l'ho messa apposta per non far scappare gli alieni, per non far entrare gli alieni dentro la nostra base. Che poi... Guarda, funziona, non si arrampica, non ho fatto. Hai ragione, non funziona affatto, perché... Oh, ma perché ogni volta che vado qua ci sono sti suoni? Oh, ma che cazzo è? Ma chi era? Ti ha droppato un'altra pietra scura, quella di Null. No, Peppa... Ma chi era? No, sono serio, chi era? Non lo so. Ti giuro, mi è apparso davanti, ho sparato a caso, senza capire chi era. Ma io l'ho ucciso subito perché c'è arriva un intruso qua. Ma com'è entrato? Ma chi era? Ma infatti, no, non è uscito, è salito da sopra. Ha scavalcato le mura, queste, le barriche. Ce n'è un altro! Oh, ma chi sono sti tipi? Ma che, ma sembrano dei robot! Hanno una maschera, ma chi sono? Ma tengono in mano la pietra quella là oscura, dei null. C'è un alieno. No, ma non escono. No, ma non escono da te. Cioè, arrivano. Oh, singhiozzo. Scavalcano le barricate. Che ho fatto? Sono inutili. Non lo so, da sopra vengono. Vabbè, non ha Si importanza. mettono a volare. Non ha importanza da dove vengo. Ah no, è un cavallo, beh, è sembrato un altro alieno! Me ne è sembrato nulla. Maledetto, muori! Allora, secondo me questi alieni vengono dalla dimensione... Cavolo. Aspetta, aspetta, come uccidere, fanno troppo rumore. Vengono secondo me dalla dimensione quella là rovinata. Quella da dove è uscito questo pezzo d'erba. Va bene, ragazzi. Allora, il senso di questo episodio sarà esplorazione. Vabbè, siccome vedo quei nuovi biomi là sotto, io li voglio esplorare. Perché l'altra volta ne abbiamo visto uno nell'episodio short, del primo episodio short della Vaxilla, mi pare che era il 14°, non mi ricordo. L'avevamo visto questi biomi, ma non li abbiamo esplorati del tutto. Siamo tornati subito a casa perché eravamo sconvolti dal Nether. Quindi, un altro alieno. Quindi ragazzi, lo so, stanno uscendo secondo me da quel portale e stanno invadendo tutto e danno pure lentezze, sono schifosi. In pratica... Non lo so, però vabbè, non mi interessa gli alieni. C'è un null! Ce n'è un altro, ce n'è un altro. Vabbè, sto uccidendo gli animali, sono un mostro. Comunque, mi andrò a giustiziare dopo, mi sa. In pratica, che stavo dicendo? Vabbè, stavo dicendo, devi farti l'abitudine dei null. Perché ne vedremo tantissimi, no? Non è che ogni volta che vedi un null devi esclamare così tanto, perché Io te c'è... l'avevo detto che ci saranno tanti piccoli null. Vabbè, piccoli in che senso? Sono altezza player. Vabbè, Signori, sono lì, ammazzo i mobili, c'è cioè, proprio la mia trascinatore che mi ha fatto venire un colpo. Ok, vabbè, Sentite non ha tutti. importanza. Ragazzi, andiamo in esplorazione. Anche perché ci sono tutti questi nuovi biomi che voglio anche esplorare. E in più, Herobrine aveva detto, il Nether verrà in terra. Questa cosa non mi convince tanto. Non vorrei che sta distruggendo metà pianeta di metà Minecraft e noi non lo sappiamo. E quindi devi esplorare anche. Benissimo, dimentichiamoci Herobrine, Hai ragione, dobbiamo distruggiamoci lavarci un po' il cervello, Herobrine. dobbiamo. Perché siamo mai troppo stressati per colpa di Herobrine. Quindi direi di tranquillizzarci. Rilassiamoci con questi tre biomi. Ecco, visto che sono così belli, vedi tutte queste foglie, sono bellissimi. Ci sono anche i fogli di Sakura. Sono davvero molto belli. Questi. Degli alberi tagliati in due. Lo so, è un po' buggato questo bioma, però vabbè.
Allora, vedi anche la mappa, me lo segno così in caso ci ritorniamo a rilassarci qua. Anzi, che ne dici se facciamo una casa tipo delle vacanze qua? Altri nulla. Eh sì, di rilassamento, vabbè, una casa insomma per rilassarci. Sì, allora, in questo mondo non esisterà la gravità, ok? Vabbè, però non è che dobbiamo... Non succede niente, a scuola succede, però fino a... Beh, per 12 anni, cioè devi imparare come si parla, cioè che cavolo. Sì, però non ti capisci, devi farti capire, sennò quelli che guardano i video non capiscono un cavolo. Maria, quanti alieni! Però Beppe, altro per rilassarci. Qua ci sono 2000 alieni e ci vanno venire 4 infarci. Vabbè, mettiamoci su di alberi, non lo sapremo una quantità. Vabbè, dai, andiamo. Oggi questo episodio sarà rilassamento totale. Peppe, altro per rilassante. Guarda che c'è. Peppe, no. Peppe, fermati un attimo, la vedi questa nebbia rossa? Peppe, guarda qua davanti. Sì. Alto per rilassarci, guarda qua cosa c'è. Oddio mio! Il madre viene in terra! Peppe! Ma è tutto carbonizzato! C'è lo studiamo tutta rossa, è tutto carbonizzato! Mio Dio! Tutto carbonizzato! Il nether verrà in terra, il nether è l'inferno. No, Peppe, se... Guarda, la lava! Ma chi sono quei... Peppe, quelli li riconosco. No, ragazzi. Peppe. No, sono dei nullo con le maschere. Peppe, tu non c'eri quell'episodio. Che in pratica, quando mi ha parlato Herbrand prima, c'è un villaggio. Ma quando mi ha parlato Herbrand, c'erano sti tipi che mi hanno picchiato e mi hanno portato in una sua dimensione con l'ossigeno rosso. Questo legno rosso. Altro che rilassarci, Peppe, qua la vaccina non è un mondo rilassante, poi dobbiamo stare... Io non ci volevo rilassarmi, che cavolo, questo Herbrand non ci ha fatto fino a farti salire il naso, vieni. Ci ha botto finché non muore. Ma ci sono dei mob rossi, non so chi cavolo sono. Ma perché? Sono dei zombie. Ma perché quelli che sono venuti l'episodio... No, in questo episodio... ho l'Alzheimer quando sono venuti, adesso, boh. Peppe. Oh. Ok, sono... Ok, non c'è più la nebbia. È scomparsa la nebbia. E io non ho capito una cosa. Ora questo qui è successo in 4-5 episodi fa. Ma perché c'era un maiale quando devo esplorare il tunnel? Non lo so. I maiali non possono passare dalle porte. Non puoi nemmeno essere venuto dall'esterno. Ma chissà perché, Peppe. Ci sono tanti misteri. In combo. Comunque io quello che penso io, se c'è una cosa che non sappiamo, forse è meglio non saperla. Fidati. No, alcune cose si devono sapere. No, ma alcune cose secondo me è meglio non saperle. Gli strappiamo le unghiere per il finché che non ce lo dice. Non te lo lascio dire. Secondo me a molte volte le cose è meglio non saperle. E comunque sono stancato, basta buttarmi spazzatura nel mio inventario. Beppe, sono serio stavolta, basta. Oh! Ah! Oh! E non sto parlando! È certo che l'ho visto! Non ha gli occhi bianchi, no, c'era nulla! Peppe, c'era nulla e mi sei tipo... C'era tutto glitchato il mondo. Ma a te è successo pure a me. Sì, pure a me. Oh! C'è una strega che mi ha lanciato fuoco! Rossa! Una strega rossa! No, Peppe! Sì, Peppe, no, se l'attacco mi cresce il mondo, Peppe. No. E se cresce il mondo dobbiamo chiudere l'episodio. Vabbè, Peppe, ti ho detto di non attaccarla e tu l'attacchi. Liam, io sono ancora in gioco. Però non vedo nessuno che si muove. Ti sei bloccato il gioco pure a te, a me mi ha fatto uscire. Vabbè, ragazzi, a sto punto chiudiamo qua. No, ragazzi, aiutateci nei commenti. Vabbè, ragazzi, chiudiamo qui l'episodio. Peppe, hai qualcosa da dire, non lo so. Ma perché, secondo voi, perché ci cresce nei commenti? Stavolta ditelo nei commenti, io non lo so.
Io ancora sto picchiando. Ok, ragazzi, a presto.